Dopo il sopralluogo a Casola dell'assessore regionale alla difesa del suolo, protezione civile e politiche ambientali Paola Gazzolo, è programmata per domani la visita del presidente della regione Stefano Bonaccini, che dopo un incontro in comune con il sindaco di Casola Valsegno, Nicola Iseppi, si recherà personalmente sul luogo della frana che ha distrutto una gran parte del campo sportivo del paese. Nel frattempo è arrivato il primo riscontro da parte del servizio tecnico del bacino di Reno, al termine del sorvolo in elicottero dell'intera area colpita, che per voce del suo direttore Ferdinando Petri ha definito il distacco del terreno una naturale evoluzione geologica tipica di queste formazioni, che hanno una base di arenaria variamente consolidata, sormontata da una forte spessore di materiali di origine sedimentaria, fine e scarsamente consistente. Il degrado era probabilmente iniziato tempo addietro e la recente nevicata eccezionale ha presumibilmente rappresentato l'elemento scatenante che ha accelerato in modo dinamico e repentino la naturale evoluzione del versante franoso. Alla prima ricognizione svolta dai tecnici della regione, nelle prossime settimane ne seguiranno altre, sia da terra sia dall'alto, per monitorare eventuali movimenti della parte residua del terrapieno. Oggi è stata la volta di un drone messo a disposizione dall'Università di Bologna. Al termine delle ricognizioni verrà messo a punto un sistema di monitoraggio veloce ed efficiente che permette di seguire gli eventuali movimenti gravitativi della parte restante del terrazzo colpito dal dissesto. Nel mentre, la Procura, attraverso il PM Daniela Barberini, ha aperto un fascicolo conoscitivo per far chiarezza su quanto è successo nella mattinata di mercoledì e anche dalla provincia il consigliere dell'UDC Gianfranco Spadoni chiede di appurare se i requisiti tecnici in grado di soddisfare i basilari obblighi di sicurezza per la realizzazione del campo sportivo siano stati rispettati 20 anni fa, quando il campo venne edificato. Sempre da Ravenna, da Lido Adriano e dalla sua società sportiva, invece, è partita l'idea per una colletta sostenendo la società di calcio Casola Valsegno, ripresa anche dal PD Ravennate. A tutte le società calcistiche ravennati viene dunque chiesto di raccogliere fondi a favore dei colleghi casolani in occasione delle partite che saranno disputate in questo fine settimana.